Bentornati ragazzi, bentornati. Io penso che voi vogliate la presenza del Mauri. E quindi se siete qua per il Mauri, acclamatelo a gran voce spammando la sua faccia in chat. Spammatela abbonandovi gratis con il premio, pagando 3,99. Non ve ne pentirete. Andiamo a liberare il Mauri immediatamente. Buonasera Mauri. Madonna, subito libero, buonasera. Subito libero Mauri, oggi non abbiamo tempo da perdere. Mauri, stasera ti tocca un nuovo step delle reaction, lo sai questo? Lo so che mi aspetta quello, lo so sì. Benissimo. Chat, cosa aspetta Mauri questa sera? La figa. Magari. Ma Mauri, c'è mia nonna se vuoi. Oh no, no, tranquilla. Ecco. Ragazzi, è tempo di mostrare a Mauri un video di 1-2-3-go finalmente. Papà buono versus papà cattivo. Ah, prima di farlo partire, domanda. Questo che è un canale proveniente da? Russia. Però c'è il voiceover in italiano. Ah, è come Watch Mojo praticamente. Proprio, sì, esatto, è proprio tradotto. Ah, ok. Guarda come eravamo felici, il divorzio fa schifo. Ups. Bene. Ah, ora va meglio. Il miglior patrigno in arrivo. Siamo una famiglia. Sto guardando. Ma poi chi è il target di questi video? Roba. Tutti e buon nessuno. Viaggio. Finalmente ho casa tutta per me. Vuole trombare la figlia, è Mauri. Ora di giocare. No. Vuole trombare la figlia. No. Che succede? Oh Mauri. Questo pozzo senza fine. Mauri, abbiamo visto anche su altri siti video iniziare così o sbaglio? I presupposti ci sono. No, che tristezza. Non so papà, cosa sia piccolo successo. Papà, un aiuto per favore. Bene, perché stai piangendo? Hai baffi color diarrea? Questo video mi fa commuovere. C'è la donna Monnezza. Monnezza woman. Monnezza woman. Guarda, la stanno salvando. Piangete. No, super Monnezza. Che state facendo voi due insieme? Avete delle cose da fare, smettetela di piangere. Ma io non ho capito bene i ruoli, sinceramente. Ma sai che secondo me non stanno dicendo queste cose in russo? Dici cosa te tradotte a cazzo di cane? Non ne sono convinto, ovviamente. Però da come stanno agendo, secondo me si inventano un po' le cose. Comunque tra i consigliati c'è tu al liceo versus tu da bambino. C'è una pecora, Mauri, solo quello. ce l'ho anch'io sotto. Bene, sappiamo cosa guardare. Scusa, tesoro. In vena di qualche snack? Non sto capendo il senso. Non anch'io, non so. Non dimenticarti il pranzo, tesoro. Divertiti. Grazie, papà. Ah? Hai dimenticato i soldi per il pranzo? Divertiti. Okay. Grande flex. Ci compra la droga. Sì? No, no, no. Prendi questo zainetto qui. E questo. Oh, siete sicuri che mi serva tutto questo? Ricorda, papà ti ama. Ma scusa, cioè, ma loro sono una coppia gay? Io non ho capito come è fatta la famiglia. Non dovrebbe essere, perché, vabbè. Cioè, i miei genitori sono separati, ma il marito di mia mamma non vive con mio padre. Non capisco come funzioni a casa loro. Ah, il marito ha divorziato dalla mamma e il patrigno è il compagno del marito, non della madre. Ah, hai capito male semplicemente la trama, allora. Più avanti lo capiremo, sicuro. Oh, farò tardi, ok? Oh, Mauri, oh. Non va affatto bene. Come no? No, smetti di avere senso. Ora non ha più senso il video. Ora, Mauri, per forza essere stato tradotto male, perché non è possibile. Sì, secondo me se ne inventano le cose. Non c'è nessuno in giro? Aiuto. Sono quasi pronto per fare la mia mossa. Dammi quella borsa. Ehi, ridammela. Oh, Andre, non mi dai... Sì. Sos. Dov'è il ladro? Ti faccio vedere io. Sì, prendilo. Mutande, padre. Papà a terra. Si è dato un pugno. Ha fatto ed è nudo. Arachiri. Sta succedendo. Sto andando giù. Nessuno scherza con i miei papà. Non ne vale la pena. Sì, fai bene a scappare via. Siamo a metà video. È il compleanno di Penny. È l'ora della torta. Devono essere una coppia gay. Allora, secondo me, Mauri, loro sono una coppia gay. Però non è stato tradotto bene. Non è stato tradotto bene. Ma in Russia è legale. Ah, vedi, è vero. Ah. Allora ha un senso. In Russia le coppie dello stesso sesso non sono approved. E quindi, tipo, questa è l'interpretazione di una coppia gay che però non è ufficialmente gay, lo è in modo ufficioso. Ora di cucinare, gente! Poi cucinano, sì, dai, per forza sono gay, Mauri. Ammazza, quanto zucchero. È un tempo troppo sullo stereotipo, però. Poi ironia! Il poster. Dov'è di Kevin? La musica di Kevin è la migliore in assoluto. Oddio. Non ci perdono. Conosci la lore? Sì. Kevin è uno degli attori. Perché i personaggi comunque hanno lo stesso nome. Non è che si inventano i nomi tutte le volte. Ce ne fa sempre tipo il ragazzo più sexy, no? Quindi ormai è diventata la lore. Quindi Kevin, oh mio Dio, Kevin. Kevin darà un concerto. Oh mio Dio. Devo andarci. Oh mio Dio, è Kevin.
No. Che cosa? No. Come hanno fatto a esaurire? Compro lo eBay al doppio. Oh, non piangere, Penny. Dobbiamo fare qualcosa. Ci penso io. Vanno a rapire Kevin adesso. Un po' più di correttore, signor Kevin. Eccolo lui, Kevin, vedi? Sei pronto? Sì. Oh, ci ho preso. Scusa, Kevin. Rapimento di Kevin. Stanno rapendo. E non badate a noi. Ma quanto pesa? Belli questi ambulatori. Abbiamo portato qualcosa, Penny. Saluta il tuo cantante preferito. Oh, cosa? È wow. Kevin. Wow. Dai, fa quello che sai fare. Ok. Il microfonino degli indiani. Non posso credere che sia davvero qui. Sta cantando solo per me. Sotto minacce. Che bravi questi contenta, papà. Però. Comunque, aprendo i commenti del video che abbiamo visto, a me sembra un video bottato, cioè c'è 76.000 views, saranno 10 commenti. Boh. Supera, sì, cioè ragazzi, primo commento di sto video qua, Francesco Nanni che commenta 3.16, Super Idol, poi... Ma che cazzo è? Gana Daoud, mi piace molto. 50 spazi tra una parola e l'altra. Scorri un attimo giù, al messaggio di Olesia Kpiobanu. Ah sì. Visualizza le risposte. I gradi diranno che è meglio essere piccoli, ma i piccoli durano che è meglio essere... E poi leggi le risposte. Io sono Aurora, vi voglio molto buona. E Andrea risponde con la grammatica in vacanza. E Camilla, già. Ma che cazzo sono sti commenti? Eccolo lì, Mauri. Ah, Mauri, ti spiego una cosa, è importante. Dimmi tutto. In questo canale, chi ha gli occhiali è sempre uno sfigato. Vabbè, il classico stereotipo americano, insomma. Sì. Ma dov'è lo squalabus? Voglio solo arrivare a casa. Vestite morte. Rip. Ma quelli del liceo non prendono lo squalabus. Quello perché hanno l'auto. Magari, avessi avuto l'auto al liceo. Ma che vola moto. Vuoi fermare? Oh, salve, siediti. Mi siedo qui? No, per terra. E adesso che facciamo? Non devi avere paura. Sesso? Ho degli amici che vogliono salutarti. Si chiamano Vedi? Testicoli. Vogliono solo darti un bacio. Non c'è niente di cui temere. Ad alcuni bambini serve solo qualche gioco. Ho una bella distrazione. Questo contenuto non ha alcun senso. Shit, Don Sebastiano. Devo solo controllare un paio di cose. Vediamo. Chissà se è single. Va bene. E non è affatto male. Vedi, Mauri, Kevin è sempre quello sexy. Sì. Oh sì, sei pronto. Ricordi la tua prima cotta? Palmi sudati, il cuore che ti batteva forte. Dio, la sta parlando nel microfono, aiuto. Ti piaccio? Kevin ha una cotta per me. Ma sei a 20 Dio, centimetri, Kevin, non puoi parlare. È il mio unico vero amore. Risponderò subito a questa lettera per far sapere a Kevin che lo amo. Ma perché la dottrice l'ha dovuto dire esplicitamente? Non vedo l'ora di dir... Poi ci sei tu alle superiori. Sesso alle superiori, ho letto bene? Ragazzi? Pensate di prendere un po' d'aria. Gli adolescenti e i loro ormoni, ho ragione? A posto così, ok. Ah, comunque, Mauri, io gli attori di One Shot Trigoglio stalkerati li seguo quasi tutti su Instagram. Kevin no. Non l'ho mai trovato. Quella di sinistra, sì, e posta sempre un sacco di foto, una gran figa, e anche quest'altra. Questione di perfezione. Sapete che l'ho trovato, comunque. Chi hai trovato? Ivan Shernin. Ho trovato anche il suo Instagram, se vuoi. Devo fare le vuoi, per primo. Eccolo, perfetto. Aspetta. E anche non sexy su Instagram, è incredibile. Il tuo primo reggiseno? Oh, da sì. Piccolo. Oh, no. Com'era il tuo, Mauri? Ok, bella, grandissimo. Oggi il grande... Ok. È il momento di provare i nostri primissimi reggiseni. Madonna. Oh sì. Aspetta solo che entriamo con questi addosso. Aiuto. Molto entrare bello. Con questi addosso. Probabilmente. Prima di tutto fatemi togliere subito di dosso questo stupido reggiseno. Ah, che sollievo. Ma perché ci mettiamo queste cose? Come siamo arrivati a questo? Dopo la scu... E via con la festa. Metterò un pochino di latte. Un po' di sburra. Forse bene. Dovrei iniziare con questo. Riempiti pure di zuccheri. Da grande voglio fare lo chef. Ehi, vattene via. Non mi mangio quello. Solo perché ne... No. No. Riporto il video adesso. Ho ancora fame. Ma quello è caffè. È giusto un sorso. Potrei aggiungere dell'acqua. No, no. Che schifo. Gesù. Oh, che rottura la scuola. È una tale noia. Capelli blu, ma sei una streamer per caso? Perché mi ricorda Xuder, ragazzi? Non capisco. Pranzo. Xuder. Non lo so, qualche lineamento.
ogni singolo. Mamma, ho preso un 10 più al test. Ma che cazzo c'ha sulle sopracciglia? Posso avere dei soldi per la mia bambola? Ecco qui. 2 euro! Tanta roba! Wow. Mamma, sto pulendo il divano. Polina. Eccoli là. Molto bene. Ecco, per i 2 euro siamo avanti. Da grande può fare il lavavetri ai semafori. Quando eri piccola, ai ragazzi non ci pensavi proprio. Non posso credere che ci sia Betty. Betty? Brian, ti odio. Ma povero. Beh, anche lui lo scherza. Sburata. Ehi, vuoi fare un giro nella mia macchina? Oh, sì, certo che possiamo uscire. Funziona così anche per me. Poi quando vedo anche avevano la Ford K del 97, cambiavano idea. Subito idea. Abbiamo davvero visto un intero video. Abbiamo visto 5 minuti e 52. Bello, vero? Io una live intera così non la resisto mica, te lo dico. Io infatti alterno, Mauri. Oltre a questo guardo Kappe e Kazu. Pensa. Guardo i di insieme, i video di Agi Waghi. Vedo tutti Kappe e Kazu, Kappe e Kazu. Ragazzi, se volete a Peccazu, venite alla prossima reaction.